Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Portafoglio ETF fatto in collaborazione con Trend Online. Oggi operatività per martedì 8 luglio sulla base della chiusura di oggi lunedì delle nostre candele giornaliere del portafoglio ETF. Analisi mercati finanziari con indicatori operativi e giornaliere di breve periodo basate sugli indicatori Aikin-Ashi. Questi i sottostanti, ricordo sempre tre indici e tre materie prime che seguiamo con 12 ETF, 6 in versione long e 6 in versione short. Questi ticker che faccio sempre vedere per qualche istante per chi volesse iniziare a seguire questo particolare tipo di operatività e andiamo subito a vedere che cosa è successo oggi. Settimana nuova che si apre un po' come si era chiusa la settimana precedente, cioè male in particolare per il mercato italiano, che accelera nella progressione al ribasso e perde oggi un ulteriore 1,33%, parlo naturalmente dell'indice principale. Si accoda anche la Germania con 1,03% e anche lo Standard & Poor's in questo momento, poco dopo la chiusura dei mercati europei, perde qualche cosa all'incirca mezzo punto. Non ci sono stati grandi dati macro se non la produzione industriale tedesca che ha fatto registrare un meno 1,8% rispetto ad attese che erano sulla parità, confermando così alcuni dati macro non particolarmente brillanti della Germania nel recente passato. Per quanto riguarda le materie prime, va un po' indietro l'oro, meno 0,33%, petrolio meno 0,7% e natural gas addirittura meno 3,9% e 19%. Non mi risultano dati macro particolari per spiegare questa debacle del natural gas, buon per noi chiaramente per la nostra posizione, l'unica spiegazione è che c'è stata la rottura di un supporto sul future di settembre che ha probabilmente accelerato le vendite su questo strumento. Fatta questa premessa, andiamo a vedere che cosa fare per quanto riguarda la nostra operatività e se c'è qualche cambiamento per appunto le attività di domani. Iniziamo subito dal nostro indice. Eccolo qua, ETF MIB, vedete fa una brutta candela rossa senza code. Avevamo detto venerdì proprio che questa posizione era un po' dubbia dopo la brutta chiusura di venerdì con le borse americane chiuse. Avevo citato anche il profit warning di una banca tedesca con interessi in Est Europa che ha fatto andare giù chiaramente anche alcune delle nostre principali banche del nostro paniere e oggi questa negatività è stata confermata. Difficile dire se sia un ritracciamento, se vi sarà una reazione, però a questo punto con questa candela rossa preferibile rimanere in osservazione. Uscire quindi, attualmente la posizione vale un meno 1,15% con la chiusura di oggi rispetto ai nostri prezzi di entrata, naturalmente sarà aggiornata domani e vedremo la nuova candela di che forma sarà per eventualmente attivare una nuova posizione. Andiamo a vedere anche gli altri mercati, il DAX, eccolo qua, il DAX a rialzo e XS1, vedete fa una candela rossa ma ancora con code, per cui a mio avviso questo non è ancora sufficiente per attivare una posizione short sull'indice tedesco. Anche andando a guardare lo Standard & Poor's, vedete c'è un ritracciamento oggi, diciamo, ma questo produce addirittura ancora una piccola candela verde, per cui per Aikin-Ashi ancora nessun segnale di entrata. Qua andrei a vedere anche lo short, quindi l'indice XSPS, appunto l'ETF che segue al ribasso il principale indice americano, e vedete produce una piccola candela verde, ma con un piccolo corpo ancora senza code, con delle code, per cui non direi che vi è un segnale di entrata, almeno per il momento. Avevo già segnalato questa debole divergenza rialzista sull'RSI, ma per il momento, finché non vediamo un segnale di prezzo più convincente, direi di rimanere in osservazione. Materie prime, gold fa una candela ancora verde di stabilizzazione. Oggi ha fatto l'ETF nuove massime per poi ritracciare decisamente, per cui non è escluso che domani potremmo vedere una prima candela rossa sulla quale eventualmente entreremo. Per il momento non è un segnale, siamo in prossimità delle resistenze più volte segnalate di 12,37. Oggi è chiuso a 12,16 l'ETF Bull che segue l'oro a rialzo, per cui in assenza di questo segnale direi di rimanere in osservazione. Natural Gas fa naturalmente una lunga candela rossa, RSI che si sta riavvicinando a livelli di ipervenduto,
ma quello che più ci interessa è la nostra posizione short sul natural gas, che vedete fa una bella candela verde senza code ancora, con prezzi che si avvicinano a quelle che possiamo ridefinire nuove resistenze. Avevamo indicato 160 come potenziale punto di segnale, di nuovo segnale per questo ETF, invece oggi è stato rotto in chiusura con 161,38. Vedete qui il prezzo, per cui possiamo decisamente per il momento alzare un poco l'asticella intorno ai 163 euro. Comunque candela verde ancora senza code, l'ETF SNGA. La nostra posizione dei prezzi di entrata ha già raggiunto un buon guadagno, più 6,5%, per cui naturalmente manteniamo la posizione. Oro fa un'altra candela rossa senza code, ormai siamo fuori, siamo a metà strada tra supporti possibili e resistenze, per cui a questo punto rimaniamo decisamente in attesa di un nuovo segnale. L'ETF oggi è chiuso a 19,675. Avevamo già indicato nelle precedenti puntate che possibili aree di supporto erano intorno a 19,41 sulla trend line di 50 periodi, ed eventualmente poco sopra i 19, che è la trend line rialzista che accompagna questo rialzo dei prezzi, che ormai è in attivo dal metà gennaio del 2014. Per cui in questo momento manteniamo appunto la nostra neutralità su questo asset. Questo è il crude che segue al rialzo e siamo in attesa quindi di nuovi segnali. Bene, quindi andiamo decisamente direttamente al sommario, quindi rimaniamo neutrali sui mercati per il momento, che danno segnali contrastanti, ma comunque nessun segnale indicativo che possiamo cogliere. Usciremo quindi domani dall'operatività rialzista sull'Italia e rimarremo in osservazione su tutti gli altri. Manteniamo al momento questa posizione short sul natural gas SNGA, che come avete visto sta producendo al momento un più 6,5% di profitto. Bene, questo è tutto. Ricordo la possibilità di abbonarsi al portafoglio ETF settimanale, quindi con indicazioni di medio e lungo periodo. Tutte le informazioni e gli approfondimenti potete trovarli sul trend online all'interno della sezione premium. Vi lascio naturalmente i miei contatti per qualunque questione, qualunque domanda. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione. Ci vediamo domani per una nuova videoanalisi. Buona serata.